Radio Roma. A reggere, ascoltarci tutti i giorni. Buon pomeriggio, signori. Dal raccordo anulare al confine regionale ci saranno famosi con te. Buongiorno Veronica. DJ, tre gambe e basta. Ciao Stefano, i nostri tecnici con noi. Del giorno, le notizie del web. Siete connessi? Vai! Di romanità. Dalle 2 alle 5, se non sai cosa fa. Ci saranno famosi su Radio Roma. Ci devi ascoltare. E invece? Noi ne stiamo aspettando. Eh sì, eh sì. Andiamo in che senso? Che vi stiamo aspettando in diretta su Radio Roma, canale 115 digitale terrestre, ma anche 104 in FM 98.1. Salutiamo gli amici di Latina e provincia e anche gli amici che ci ascoltano sul sito internet ufficiale www.radioroma.it/diretta. Mandate anche a scaricare l'app per Android, sta arrivando quella per iOS, e quindi per tutti i proprietari di iPhone non vi preoccupate, wow, 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 che ve la stiamo facendo arrivare. Bravi, bravi, e poi, bravi. E poi ovviamente potete ascoltarci anche da, vediamo se lo sa la nostra Veronica, da? Da dove? Dallo smartphone. Brava, dallo smartphone, bravissima. Come stai Veronica? Sono un po' ciaccatella, devo dire. Ieri sono dal mare e ho la voce che già gracchia. Non so se si sente, è più sensuale. Sei andata a fare gli assembramenti? Sono andata a fare assembramento in spiaggia. Oggi è iniziata la zona gialla, non ieri. Ieri era ragione, quindi ha fatto una cosa. Ma come una pazza per Gesù. Come prendetemi te, per pazzo, sì, pazzo per Gesù. Che mi fa le cose, no, mi fa le cose illegali, Veronica, mannaggia. Passeggio. Signora, passeggio. I limoni, signora! Infatti. Comunque, prima di chiedere la domanda di oggi e prima di iniziare la puntata, vabbè, velocemente, sì, inizia sì, la zona gialla per quasi tutte le regioni. La Sardegna non si sa come è passata da bianca a rossa. Sì. È l'unica regione ancora rossa. Poi ci sono stati gli Oscar, grande trionfo per un film che si chiama Home. No, non sono preparata. Ah, perfetto. Hai preparato qualcosa? Sai qualcosa oggi di oggi? Sto dormendo in piedi. No, ma non ce ne siamo accorti. Va bene. Laura Pausini, comunque, in apertura ha cantato dal tetto del teatro dove c'è stata la cerimonia. Non ha vinto, però è stata una grandissima esibizione. Poi abbiamo anche questa Super League che ormai non si fa più, e quindi il campionato è andato così. Sono ancora più ignorante nel calcio. Con Inter che ha quasi portato a casa ormai lo scudetto. Oggi è la giornata mondiale della proprietà intellettuale. Ma guarda però che mi sono messa gli occhialetti solo per te, solo quindi, per questa quindi cosa. Quindi sai cosa significa avere una proprietà intellettuale, no? Ovviamente. Allora, la proprietà di terra non ce l'ho, ma quella intellettuale ancora sì. Quindi i creativi, gli artisti, sì, sono coloro che hanno proprietà intellettuale sui testi, brava, sulle canzoni. Ma non solo gli artisti, un po' tutti. Come cazzo parli? Come dai, tutti. Ci vediamo tra poco, c'è Bianca 6, John Travolta. La stazione ha una bilancia per le gelaterie. Una bilancia per le gelaterie. Tantissime cose, c'è anche un gestionale. Ma ragazzi, qui abbiamo fenomeni che superano. Poi su Instagram che ti hanno scritto? Su Instagram mi hanno scritto che c'è Marianna che ci scrive che ha inventato un modo, è l'unica donna che ha inventato un modo per farti lasciare, perché sono gli uomini di solito che hanno questa tecnica. Beh, è fighissima questa cosa, ragazzi. Allora, a proposito di invenzioni, visto che oggi è la giornata mondiale della proprietà intellettuale, oh yes, sapete che ho fatto? Che hai fatto? Ho chiamato un grande inventore, perché lui, ragazzi, oltre ad essere un grande artista, attore, cantante, si è inventato l'unico modo al mondo, sì, di fischiare con il diaframma e la bocca aperta. Di solito tu come fischi? No, io non fischio. Vabbè, io... se ci dovessi provare. No, chiuso la bocca al desiderio. Sfido chiunque a fare come Avio il fischiatore. E là. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, a te e a voi. Grazie caro, grazie caro. Benvenuto a Saranno Famosi, il programma più inascoltabile di Radio Roma. Allora Avio, noi ci siamo conosciuti veramente pochissimi giorni fa sul set di una trasmissione, di una puntata zero. È nata subito la magia perché abbiamo intrattenuto, io con le mie cazzate, te con la tua chitarra, immaginavo il pubblico che c'era e tutti gli ospiti. E da lì ho detto, ma sai che c'è? Ma lunedì perché non mi vieni a trovare in radio? Certo, voglio dire. E quindi è un piacere averti qua. Come stai innanzitutto? Bene, cotto e magnato, come si cotto dice? Cotto e magnato, c'è la telecamera che ti prende bene lì in diretta. Ah, perfetto. Poi ciao a tutti. Salutiamo tutti gli ascoltatori ovviamente che ci stanno anche guardando al canale 115 digitale, ma anche sul sito internet, ricordiamo. Andate, diretta, Saranno Famosi, Radio Roma.
Roma. Poi la frequenza su Roma. FM 104, brava. Radio 115, canale TV. E Latina e provincia? 91 98.1. Niente, non si è parlato oggi, qua, niente. No, ma più che altro sono due mesi che sta qua, capito? E non ho neanche la scusa di essere bionda, come faccio? L'unica scusa che a te non sai cosa non ti Avio, prima che cominciamo. Sì. Io ho inventato una canzone. Sì, come fa? L'ho scritta ieri e l'ho fatta cantare. Ti prego, a una cantante. Sì. Ce l'hai dall'inizio? Senti come fa. Infatti, i cantanti spesso cantano anche storie di vita. È già andata subito ieri in televisione. Andiamo un po' in avanti, un po' in avanti. In questo caso, è andata ieri in televisione. Loro sono convinti che io debba fare una cosa. No, 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 no. Adesso la faccio sentire. Senti, dimmi cosa ne pensi. Perché? Ma la velocità è giusta? Senti, è ficca, ficca, ficca. Senti. Sentite, C'è chi dice che è sbagliato, quel che faccio non si fa. Senti, Avio. Ma la privacy degli altri è vietato a s'intrigare. La privacy. Io non amo giudicare, solo Dio che sto può fa. E quindi? Amo solo curiosare. Curiosare. Ah, è diverso a mormoria. E quindi? Curiosa. Curiosa. Sono una curiosa. Sì, curiosa. Io anche sono un attimo allusì, ma poi appena appena. Un pelo ambiguo. Ragazzi, a me piace ficcare il naso dappertutto. Certo. Certo. Voglio dire. Allora, grazie per la dedica. Ma che, grazie a te. Avio, come cosa è successo? In giro di pochi giorni qua sei andato su Instagram, tuo figlio che è appena uscito da Uomini e Donne, tuo figlio, perché adesso l'ho visto bene, insomma, sembra un tronista di Maria De Filippi. Sì. Ti lo vedo questo, bene anch'io. Ti ha aperto questo profilo. Oh, Veronica. Scusa. No, non ti vedevo, perdonami. Veronica. Adesso no, il problema, sì, ora sì. Veronica. Il problema nasce per caso. Perché io, come lei ha detto, sì. Non mi ricordo come ti chiami. Veronica. Come Veronica giustamente ha detto, ho fatto l'attore, per cui certo. Non pensavo di dover cominciare a fischiare. E invece poi mi hanno chiamato i signori di Italia's Got Talent e mi hanno detto: vorresti fare il concorrente? E io ho semplicemente detto: aspettatemi un giorno, fatemici pensare, perché... Ah, te la sei pure tirata? No, brava. Perché bisogna pure rimettersi in gioco a un certo punto. Devo andare ad esibirmi su una cosa un che pubblico. Non facevo da tanto tempo. Certo. E poi quando mi hanno richiamato ho detto sì sì lo faccio e l'ho fatto e siamo messi d'accordo e ho fischiato questo, mi pare che fici. Vai. Signori, mica pizza e fighi qua. E mood, ragazzi. Pizza e fischi. C'è il fischiatore Salanno. Un applauso, signori, un applauso. Noi lo ringraziamo Wow. Perché quando mi fa queste chicche io impazzisco. E andò bene, perché comunque com'è andata questa esperienza? Beh sì, sono stati, per quanto riguarda l'esperienza, tutta meravigliosa. Ho fatto 4 sì e la standing ovation e un bis. Così, insomma, voglio e dire. Poi siamo andati in finale tutti, io pure sono andato in finale, però poi nella finalissima ha preso più voti il comico di me. Mm-hmm. Stiamo parlando di milioni di voti, non stiamo parlando di... È successo 10-15 giorni fa. Okay. E quindi non sono andato nella finalissima, però da lì è nata anche la collaborazione con Got Talent Spagna. Ah, è vero, me lo dicevi. Abbiamo fatto anche un video dove tu mandavi questa canzone. Che canzone hai fatto per Got Talent Spagna, per mandargliela intanto? Ah, per mandargliela, no, ho fatto una canzone che loro mi hanno detto se potevo fare qualcosa di spagnolo. Spagnolo. E quindi è di spagnolo. Io ho fatto una cosa classica, rimanendo sul classico. Tu a spagnolo come stai? Io devo ballo. E a spagnola? Vai. Ciao, faccio.
signori, sentite che signoritis. A Saranno famosi si fischia. Ah, questa è... A me fa impazzire la modalità, se voi vedeste come muove la bocca. Mamma mia, impazzisco. Accendete, vi prego, accendete. Facciamolo questo applauso. Ciao, sì, pochi intimi ma buoni. Era giusto, giusto. Allora, noi mandiamo un disco. Tu resta qui con noi perché abbiamo tante cose sia da farti fare che da chiederti. Perché tu sei anche un grande attore, hai fatto teatro e hai fatto Meo Patacca, musical. E poi ti sei aperto questo profilo Instagram grazie a tuo figlio. Sì, che non sapevo neanche che esistesse. Non sapevi cosa? L'influencer. Non sapevo io. E alla fine praticamente hai fatto 300-400 mila. Sì, 340 mila. Siamo già visualizzazioni. È un reel. Sapevi neanche che cos'era un reel. Ma che ne so che cos'è il reel. Ma che mi stai a dire? Adesso scopriremo anche che cos'è un reel. Restate lì, Radio Roma. Play Life in Technicolor. Sono le 15:24, signori, in diretta a Radio Roma. Saranno famosi fino alle 17. Dal lunedì al venerdì siamo sempre qui. Abbiamo ospite il nostro Avio Fischiatore, tu di che zona sei? Volevo fare il segnale orario della tua zona. A me mi chiamano per i paesi a fare il segnale orario. Senti, E comunque talenti. Sì, aspetta. A proposito di talenti intellettuali, ragazzi, anche a talenti in Roma sono le 15:24, 47 secondi. Yeah. A me mi fa ridere perché è convinto. Mi fa grazie ragazzi, grazie. Mi chiamano in tutte le sagre che tra l'altro si potranno rifare dal 1 luglio. Sì, sì, speriamo. Speriamo. Già sono preparato lo stomaco io, Lele. Tra pochi minuti regaleremo una bottiglia di Faustivini, che è il nostro sponsor. Devi sapere che noi abbiamo diversi sponsor. Abbiamo lo sponsor Faustivini, sì. Ma abbiamo anche un altro sponsor famosissimo che forse il nostro fischiatore dovrebbe conoscere. L'amaro vecchia romana. Vecchia romana. Bevi questo amaro di mortacci tua. Dalle antiche bettole di Trastevere arriva amaro vecchia romana. Lo portiamo al ristorante di tuo figlio. Potresti gentilmente portarci una vecchia romana? Grazie. Senti. Oh, la manica dei strozzi. Chitarra. Bevete questo amaro zitti e muti. E vaffanculo. Per un'atmosfera romantica. Immagina atmosfera romantica. Con lei che te ce manda. Due vecchie romane. All'osteria da Charlie, per esempio, no? E là dici. Senti, arrivano. E bevete stamaro a fio della mignotta. Con delicatezza dal bando laziale, ragazzi. Consiglia, succede tutto. Pure. Che cosa? La bella no! No! Mortacci vostra, amaro vecchia romana. E bevi testa amaro e non rompere i coglioni. Ecco, l'avevi mai bevuto l'amaro vecchia romana? No, perché non voglio rompere i coglioni. Ah, grande, è uno di noi. Avio uno di noi, ragazzi. Avio uno di noi. Allora, abbiamo ospite il nostro fischiatore unico al mondo. Io sono appassionato di colonne sonore e tra i film più belli, anche più premiati della storia italiana, c'è La vita è bella. E perché la vita è bella? È sempre. Ricordiamolo, meraviglioso. Wow. Signori, tutto live, eh? Fischiatore con il diaframma, con la bocca aperta. Vai. Un sogno. Chi ci riesce? Ditemi voi. È un numero uno. Continua, va. Che onore. E la
Mario, il grande fischiatore. Yeah. Allora, ce la fai in 30 secondi, diciamo così, a raccontarci il tuo excursus. Quindi tu nasci come? Attore. Nasco come attore, cioè all'inizio nasco come fischiatore, bagaglino, tanti anni fa. Ma fischiatore già in questo modo avevi un'altra... No, avevo fischiavo in questa maniera, nell'83, pensa un po', bagaglino. Quando sono nato io. Nel bagaglino, al bagaglino di Roma con Oreste Lionello, e fischiavo le terze parti. Nel frattempo studiavo con Oreste Lionello teatro, edizione, e poi ho cominciato a fare le parti in teatro. Facevo la spalla di Oreste fino a che piano piano sono andato a fare spettacoli miei. Il primo grande spettacolo l'ho fatto con Amanda Sandrelli, che è stato il suo debutto teatrale, all'allora famosissimo Teatro Tenda. Ah, il Teatro Tenda. Per poi andare a lavorare Brancaccio e Eliseo. E poi ho fatto tanti teatri da quel momento in poi, tanti. Ho fatto un po' tutti, dal Sistina all'Argentina. Hai fatto anche Meo Patacca. Meo Patacca è stato un successone. Diciamo con Veronica, sì. Pensa che Meo Patacca ha avuto 10.000 spettatori. 10.000 spettatori. Successone. Tanta roba, ragazzi. Tanta roba. Che anno era? L'ultimo l'abbiamo fatto 2 anni fa. Il primo l'abbiamo fatto 6 anni fa, credo. Il primo quando ci si poteva sembrare, Sì, infatti, si poteva andare in teatro. Adesso è inutile che aprano. E questa riscoperta è stata del fischio, è stata grazie a tuo figlio? No, la scoperta del fischio no, non c'entra niente mio figlio. La scoperta il del suo fischio non c'entra niente a prescindere. Mio figlio è un grande comunque, perché lui... Aspetta, lui è... facciamo un momento Marchetta, va bene. Momento Marchetta. A noi ci piace fare i momenti Marchetta. Allora... Nel anche momento Marchetta di oggi vi consigliamo a Roma Osteria da Charlie, ma anche Pizzeria da Charlie, Albano Laziale, pieno centro storico. Tra l'altro io abito a Nagnina, vicino Cinecittà, un quarto d'ora e sto là. Osteria via del Collegio Nazareno 14 ad Albano Laziale, mentre la pizzeria via Pompeo Magno 40 Albano Laziale. E va, se andate, dite che siete amici di Radio Roma, saranno famosi. Yes. Marchetta fatta, ci piace. Vai. Le marchette dichiarate a noi ci piace fare. Sì, e se mangia bene, quindi ci piace. Tanto vai. Bene, tanto bene. Garantiamo. E quindi che è successo in questi ultimi giorni? È successo che all'improvviso, mentre io pensavo al prossimo spettacolo teatrale, mi ha chiamato Italia's Got Talent. Sì. Italia's Got Talent ha più redattrici di Rai, perché mi hanno chiamato 6.000 redattrici di Italia's Got Talent. Alla fine, ma come ti hanno chiamato? Cioè, mi hanno chiamato per dirmi, noi sappiamo che, noi sappiamo che, perché ci hanno detto che lei ha una particolare, ha un particolare modo di fischiare, però lo vorremmo sentire, la vorremmo ascoltare. Certo. Quindi che ho fatto? Io sono preso la mia chitarretta e sono andato nella redazione a Piazzale Clodio e sono andato lì e ho fatto, pensavo di fare 2-3 minuti per fargli sentire come fa, ma hanno fatto un'ora di spettacolo, non facevano smettere più. Cioè, non mi facevano smettere più, e quindi sono diventato uno dei partecipanti di Teleascoltare. Sono divertito da morire negli studi bellissimi di Cinecittà. Voglio chiederti una cosa: siccome noi dobbiamo regalare, questo è un fuori programma, siccome noi dobbiamo regalare il premio ai nostri ascoltatori, il più veloce deve indovinare una canzone, ma se io ti chiedessi di provare a cantare un pezzettino di una canzone italiana qualsiasi con la tua, col tuo fischio, sì, e noi proviamo a farglielo indovinare, lo puoi fare? Canzone italiana però famosa, La sì. Poetizziamo, Avio. Ok, togliamo. Signori, dovete indovinare il titolo di questa canzone al 320-2393-833. Il più veloce o la più veloce che ci manda un audio o ce lo scrive, lo chiameremo in diretta e, se indovina il titolo, vince una bottiglia di Fausti Vini. Dire che andrà bene,
333, ce la facciamo insieme al fischiatore che sarà intorno fino alle 16 con noi. Ci piace, amici, ci piace. Intanto restate lì, vi ricordo 320-2393-833. Ci ascoltiamo Dani con Yellow Sweater su Radio Roma. Allora, dovete indovinare il titolo di questa canzone al 320-2393-833. Il più veloce vince una bottiglia di Faustini. Sarà quella originale o sarà la parodia? Chissà. Chissà. Saranno famosi con il fischiatore oggi, eh? Metti le regioni in quarantena con il DPCM. Anzi, bellissima. Vai, vai. Online col personal trainer, che è pure un influencer. Metti che lockdown, se sei single, non è proprio invitante. E pensi solo a quel buco nero, che adesso proprio non puoi. Non puoi, Sarallo. Non puoi. La nostra paradia, Radio Roma. Siamo infinito, Alessio Bernabei, 15:44 in diretta Radio Roma, Saranno famosi, signori. Abbiamo chiesto quale fosse la canzone per vincere il Faustivini. Devi sapere, pescatore, che noi abbiamo uno sponsor importante qua. Tutti alcol. Devi imbriagasse. Sa com'è. Vuoi sapere? Vuoi sentire lo spot del nostro sponsor? Senti. Ho camminato tanto su queste terre. Senti. In lungo e in lardo. Il lardo. Ho visto lardo, cose, certo, che voi esseri umani non potreste mai immagazzinare. Sì. Ho pestato escrementi di dinosauro e portato la croce in spalla ad un mio amico a Nazareth. Chissà chi era. E solo grazie al mio vagar nel mondo, dal 437 avanti Cristo, sono riuscito a creare le migliori invenzioni dell'essere umano. Ma tipo cosa? E non è vero che Gabriele Marconi ha inventato la radio, perché l'ho inventata io, per aiutare gli antichi sumeri a parlare con le mummie nei sarcofagi. Ma chi è lei? Io sono Faustivini, l'unico inimitabile inventore degli inventori. Sì. Ho ideato invenzioni memorabili, sì, come Fausti Frullini dal 1346 avanti Crispi. Frisbee, o Fausti Biscottini dal 32 dopo Ringo. Sì. Gli Ringo, unici, certo, biscottini al vino che sanno di grappa. Geniale, anche geniale. Io ascolto Saranno famosi, perché è il programma più infausto di Radio Roma. E scusate se ho anche fatto la battuta con Faust. Questo è il nostro sponsor, anche io me ne vorrei andare. Quindi, per regalare la bottiglia di Faustivini, che canzone è questa? E dai, che il fischiatore, ragazzi. Il fischiatore, abbiamo la vincitrice o il vincitore di oggi. Ragazzi, la canzone appena ascoltata è Quarantena leggerissima. Grande! Di Saranno famosi. Vi ascolto sempre, Radio Roma. Ma è vero! Aspetta, che la dobbiamo chiamare, però. Grazie, la chiamiamo... Intanto, cara, sei stata la più veloce. Metti la canzone originale. Vai. Anzi, in tutta Italia. Ed è tutta per voi, cari la ascoltatori. La canta Veronica. In zona rossa. Vai. Grigliate porta a porta. Metti che poi parla soprattutto chi è davvero ignorante. Fai sta AstraZeneca, Johnson e Johnson. Basta che almeno uno. Ma dico uno me lo dai. Allora, vediamo un po' se ci risponde la vincitrice di oggi. Quarantena leggerissima, ovviamente la parodia ufficiale di Saranno famosi. Squilla. La mossetta. È giusto il numero? Chi ha chiamato Saranno? Chi ha chiamato? Che chiami la gente a buffo? No, spero sia quello, spero sia il numero giusto. Ha chiamato le sue amanti, si è scambiato? No, pronto? Sì! Hai vinto! Ma chi è? Elenia, ciao! No, ma no, sono Veronica! Ciao, sono Lele, Saranno, Laura! Perché non ti vedo, ti sto ascoltando! Ma, allora, innanzitutto, qual è il titolo della canzone? Ciao. Ce lo ridici? Quarantena leggerissima. Bravissima. Brava!
Abbiamo saputo che è anche il tuo compleanno, quindi ti facciamo tanti auguri. Auguri. Grazie ragazzi. Possiamo fare tanti grazie. Auguri dal fisico. Auguri a te. Direttamente da Avio. Auguri a te. Grazie, grazie. Tanti auguri a Laura. Tanti auguri a te. Grazie, abbiamo anche il fischiatore carini. Qui allora la canzone originale, ovvero Quarantena Leggerissima, Saranno Famosi, fa così: metti le regioni in quarantena con il DPCM. Cantala con noi Laura, vai. Anzi tutta Italia, in tutta Italia, Pasquetta in zona rossa, grigliate porta a porta. Allora Laura, hai vinto una bottiglia di Faustinini che ti faremo rialzi, te la portiamo noi di persona. Va bene? Fantastici siamo. Dove stai ubicata adesso? Dove stai? Dove sei? Dove stai, dico, ubicata adesso? Dove ti ubichi? A casa. Che zona? Il quartiere. Diciamo il quartiere, chiedo fa il segnale orario. La zona. Allora, come si chiama la zona? Roma Nord. Precisamente. Morlupo. Aspetta, ti faccio il segnale orario. Guarda quanto si impegna poi. A me mi fa proprio ripetere. Anche a Morlupo, Roma Nord, in comune di Roma, in provincia di Roma, sono le 15:49 e 19 secondi. Eccelso proprio, eccelso. Ciao Laura, tanti auguri ancora. Un bacio da Radio Roma. Ciao, ciao, ciao. Ti vogliamo bene. Grazie. Stavamo pensando a una canzone di Mannarino. Che dici? Vai, vai. Sì, se me la metti qua. Se la cantiamo e se la suoniamo. La metto tutta, vai, vai. Io no. E sono ubriacato? Se imbriagamo? Quando io sono solo con te, sono immerso in una tazza di tè. Ma che caldo qua dentro, ma che bello il momento, quando penso a te. Sì. Mi sento denso per te. Perché? Perché? Io ti tengo qua dentro di me. Io ti tengo qua dentro di me. Me sombriacato di una donna. Quanto è buono l'odore della gonna. Quanto è buono l'odore del mare. Come rimbomba l'odore dell'ombra. Come rimbomba l'odore dell'ombra. E come parte, e come ritorna. E come ritorna l'odore dell'ombra. Ai ai ai. Tutto dal vivo ragazzi, eccezionale. Live. Il fischiatore qua, Saranno Famosi. Allora, Avio, noi abbiamo un paio di cose da dirti. Allora, la prima cosa, mi faceva piacere, visto che ci sono stati due video virali, no? Uno è il catcalling, sì. E l'altro qual era che mi stavi dicendo prima? La spiegazione del fischio. Perfetto, io voglio tutorial, vai. Voglio il tutorial, spiegazione del fischio in diretta. Saranno Famosi con la base di Super Quark addirittura. Proprio. Appisciate le orecchie e aprite gli occhi, vai. Il nostro fischiatore Angela ci spiegherà in diretta da Super Saranno Quark. Super Quark. Allora, mi avete chiesto in tanti come faccio a fischiare così. Ebbene, ve lo spiego subito. Vai. Se si mette la lingua a sinistra, sì, il fischio esce a destra. Così, se invece così metti la lingua a destra, uh-huh, esce a sinistra. Ah. Muovendo la lingua in questa maniera, esce senza pensare a cose maliziose. Esce, sì, questo. Ecco, adesso provateci. Ragazzi, ma è pazzesco! Ma che provateci voi! Bravissimo! Eccezionale, che meraviglia! Poi voglio dire, tu mi parli di lingua, qua la Veronica Genovese. Ma mi ha... no, io ero bocca aperta! È saltato subito l'ormone. Ma qua, non è ragazzi. Vero! C'è un ormone. Mi è diventata rossa, mi è diventata. Sono fissati. Ma forse anche per il figlio del nostro fischiatore. Ma no, ecco, come mettermi in imbarazzo sei, sempre? Sei sposato, fidanzato? Sì, c'è un figlio, l'ha detto prima. È vero, ma pure niente, tu niente, mi dice male. Prima. Questo è imprenditore, un bel ragazzo. E i figli, e cose, il padre che famoso. Disagio. E dovevi un po' arrivare un prima. Un disagio proprio. E invece tutto. Il catcalling. Sì. Il catcalling è andato tanto di moda. Tutti hanno parlato di questi poi, fischi che non si devono fare alle donne. Avio, diciamo, il catcalling è nato a Roma. È nato a Roma, certamente. Cioè, quando una ragazza passa a Roma,
Bella. Se tu qua, c'è una didascalia, qui sotto c'è scritto bellissima, è quello che dirò alla ragazza, ok? Se alla ragazza la guardo e faccio quanto sei bella, non è? Certo, è vero. No, questo è se bello. Invece, se invece le faccio questo è catcalling. È vero. Questo era. Ci piace questa cosa. La differenza è giusta, è vero, confermo. Io impazzisco. Allora, prima di salutarti, mi faceva piacere sentire un pezzettino di un inedito. Di un tuo inedito. Ah, sì. Che ha detto che ancora non. Meglio di no, meglio se. Sì, ma ti faccio sentire soltanto. Quello che ci puoi far sentire, vai. A Sarallo Famosi c'è il fischiatore. E la notte vola via come un'altra che non sia avida di sentimenti, e con le stelle in mezzo ai denti la luce è scivolata, il sole è sceso e l'ha rubata, la luna mette i tacchi a spillo ed entra in scena sul più bello. Certo che questa notte è grande come la mia chitarra, piccola come una lucciola che lentamente va, si spegne e poi si accende, si spegne e poi si accende, diffonde il suo chiarore elettrizzante. Magia, magia. Grazie, grazie, grazie. Signori, abbiamo ascoltato il fischiatore direttamente da Sarallo Famosi Radio Roma. Per noi è un onore averti avuto qua oggi. Ricordiamo tutti i tuoi social network. Momento Marchetta anche per i social. Beh, il fischiatore. Anzi, il fischiatore. Sai, però. Sai che ti dico? Un fuori programma? Figlio, vieni qua, figlio. Figlio. Tu sei il media manager, vieni qua. qua, vieni di qua, No, mettilo là, okay. Mettilo. Media manager, allora ricordaci il nome. Charlie. Non sente in cuffia, però. Charlie perché da Charlie, pizzeria, ristorante. Albano Laziale, ragazzi. Allora, i social network di tuo papà. Allora, i social network di mio padre sono il fischiatore, sia su Instagram che su TikTok, oppure su Facebook lo troverete come il fischiatore, oppure cercando anche Avio Focolare. E c'è questa particolarità che ci piace molto, cioè ovvero le foto, spiegaci come, allora, le stai pubblicando. Allora, mi è piaciuto dare anche importanza un po' a mio padre, un po' come personaggio, lo vedete, insomma lui è così, sincero, come lo vedete. Genuino, è vero. Con la sua è genuino, chitarra, con il suo fischio. Ed è libero, è una persona proprio libera anche di spirito, e quindi mi piaceva proprio evidenziare anche delle fotografie sue mettendole con questo sistema che si chiama drill, cioè mettere più fotografie, sì, che racchiudono poi un'unica immagine. Quindi sulla, che imprenditore che sulla, media home page, manager. Sulla home page troverete quindi 4, 5 foto, 6 foto che però in realtà sono una sola vista insieme sulla home page. Una domanda da curioso, quali sono? Charlie, come avete dato il nome Charlie? Come gli hai dato? Beh, perché siccome dovevamo, io e la mamma dovevamo cercare, la mamma è inglese, okay. Compromesso. È stata una grandissima, ripeto, grandissima ballerina, è ancora una bellissima donna ma non balla più, e volevamo pensare a un nome che fosse Itanglish. Perché lei parlava di un nome inglese, io parlavo di un nome italiano, alla fine abbiamo trovato una via di mezzo, abbiamo chiamato Charlie. Che è un po' così, è una via di mezzo, un nome italiano. Raccontagli un attimo la vicenda che è successa poi tra nonno e papà. Mio nonno, della seconda guerra mondiale, ci sto parlando di un uomo abbastanza duro. Ah, quello di Avio, perché non l'avevo capito ancora. Però io gli ho detto stavo di sopra nella stanza di sopra e loro stavano di sotto, sì, tutta la famiglia, ma vi rendete conto? Lo deve chiamare Charlie. Ma non si può chiamarlo Charlie. Ma che significa? Un'offesa. Un'offesa. Chiamarlo Charlie. Io sono sceso, ho fatto 4 scale, dico, vi ricordo che parecchi anni fa mi avete chiamato Avio.
Signori, questa è stupenda. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi. Sicuramente andremo a trovare Charlie al suo ristorante, anche perché sconto Radio Roma. Sconto poi... Radio Roma del 10% per tutti gli amici che verranno. Grazie di cuore. E poi questo lo scriveremo anche adesso in diretta e tagliamo Instagram. E poi una cosa importante: quando vuoi tornare, quando hai un pezzo nuovo, quando hai delle novità, sappi che ti chiamo, hai una casa in più. E grazie. Questa casa si chiama Radio Roma Saranno Famosi. Grazie. Troppo gentili. Avio, buon il fischiatore è stato a Saranno Famosi. Grazie, andiamo grazie. In pubblicità. Grazie a voi. Radio Roma.